Gianmarco, qui siamo in un reparto completamente nuovo, sempre adibito alla trasformazione, ma raccontami perché io so già, però voglio farvelo raccontare da lui perché è stupefacente quello che stanno facendo. Sì, praticamente qui siamo in un nuovo reparto, eh, in un mulino che abbiamo costruito nel, tramite appunto nel progetto Multifiliera Mugello. E questo mulino ha la funzione di, eh, l'obiettivo quello di ricreare la filiera cilaricola del Mugello, che è stata eh, completamente abbandonata perché non c'era più un ente che eh, valorizzasse. Questo prodotto. Cioè, nessuno produceva più la farina? No, la farina non la veniva prodotta più perché non veniva più valorizzata, tutti i cereali che venivano eh, coltivati nel Mugello venivano reintrodotti come eh, mangime animale. Però, siccome noi crediamo nel nostro territorio e crediamo che eh, questo prodotto, che eh, comunque sia un prodotto povero, però è un prodotto di eh, consumo quotidiano. Eh, Deve avere delle caratteristiche e qui eh, un prodotto coltivato qui eh, ha sicuramente delle caratteristiche molto importanti perché il nostro territorio è un territorio ancora eh, sano. Ma qui hai un pacchetto in mano che però non è farina di grano. Sì, infatti eh, questa non è l'unica farina che, i cereali non è l'unica farina che noi produciamo, ma eh, facciamo anche la farina di marroni che è un altro prodotto molto insomma, tipico del nostro territorio. E negli anni noi praticamente ci siamo strutturati in azienda per seguire tutti i passaggi produttivi su, sui marroni. Noi abbiamo circa 200 conferitori, eh, produttori che tutti i giorni conferiscono il, il prodotto. Noi questo prodotto qui lo andiamo a selezionare e lo vendiamo come fresco ai supermercati. Il prodotto, quello più piccolo, Facciamo la farina, viene essiccato all'interno dell'azienda, viene eh, sgusciato all'interno dell'azienda, battuto, cioè battuto, poi viene selezionato e poi viene macinato e, e poi confezionato. Sono le fasi di lavorazione per arrivare poi sì, a questo pacchetto? In questo ci siamo strutturati per garantire la qualità ai consumatori e per monitorare tutti i passaggi produttivi. Senti per quanto riguarda il grano, invece so che l'avete bio? Sì, per quanto riguarda il grano, eh, cerchiamo, abbiamo l'obiettivo di rivalorizzare eh, tutte e tre diciamo, le tipologie di cereali che si possano eh, trovare nel nostro territorio. Questa farina qui è l'unica che viene prodotta, macinata e confezionata tutta nel mugello. È una cosa meravigliosa. Sempre nell'area del Mugello siamo venuti a visitare la tua bellissima azienda agrituristica Palazzo Vecchio qui con Simone Grosso e insomma anche tu fai parte di questo progetto dove hai dei terreni, dove eh, hai e produci. Produciamo grano. Per quanto riguarda proprio la filiera, che, questo progetto insomma, che è stato eh, promosso eh, dall'Unica, dall bravo. E per cui ecco, crediamo che il Mugello sia ancora un territorio comunque vincente, producente e redditizio per quanto riguarda i cereali, proprio eh, da produrre del grano per produrre delle farine, per poi produrre pasta, biscotti, pane, ma comunque sia, sì, che ecco, possa portare il reddito all'azienda ma nello stesso tempo garantire al consumatore la qualità di un territorio ancora sano e ancora insomma addosso all'Appennino dove non ci sono industrie è comunque sano da dire da un punto di vista da un punto di vista ambientale insomma